18esima tappa del Tour de France 2019, archiviata la 17esima con la vittoria di Matteo Trentin su Asgreen e Greg Van Avermaet. Oggi ci sarà la 18esima tappa, è prevista la 18esima tappa, una delle tre che può segnare definitivamente questo incertissimo Tour de France. Incertissimo in primo luogo per la sorpresa, anche se non del tutto, Julien Alaphilippe, per Bookman, per una Ineos non come gli anni scorsi davvero. Ok, manca Froome, Thomas che è caduto nel Giro di Svizzera, Bernal che si è fatto male prima del Giro d'Italia, ma non è sembrata la schiacciasassi degli anni precedenti. Potrebbe essere il tour finalmente dei francesi, visto che è dall'85 che non lo vincono. Da Bernardino. Quindi, oggi si scala il Var, l'Issoire, il Galibier e si concluderà in discesa, però, quindi bisognerà stare molto attenti fino all'ultimo metro. I protagonisti di quest'oggi potrebbero essere sia gente che sa andare bene in salita, fuori classifica, vedi Simon Yates, già autore di due tappe, due vittorie. Bardet, che è fuori classifica decisamente, però se scatta Bardet magari potrebbero scattare anche gli altri. Bardet non più favorito, ma gli altri ancora sì. Potrebbe scattare Aru, Daniel Martin, Mollema, Bilbao, Lutsenko, Tim Wellens per i punti più che altro, De Gendt, già capace di fare terzo in un Giro d'Italia anni fa, quindi non proprio male in salita. Per i grandi favoriti dovrebbe non cambiare tantissimo. Se Alaphilippe terrà, potrà darsi che potrebbe tenere anche fino a Parigi il simbolo del primato, ma deve tenere in questi 3 giorni. Assolutamente non ce n'è. Deve far passare questi chilometri di salita e sperare che gli altri non abbiano la gamba per attaccarlo. Ma Pinot ultimamente sta avendo una gran gamba, così come Geraint Thomas, visto che l'ha staccato nell'ultimo arrivo in salita. Per non parlare di Bernal, la Ineos, a due che potrebbero vincerlo il Tour de France. La Ferdeje è solo uno, ma secondo me è il favorito d'obbligo per il momento. Quindi un podio possibile, mi auguro, possa essere Aru, Simon Yates secondo, e magari una reazione d'orgoglio di Nibali che potrebbe finire sul podio. Per la maglia gialla non dovrebbe cambiare granché, ripeto, dovrebbe rimanere ad Alaphilippe, con sempre meno vantaggio, credo, perché un 30-40 secondi oggi rischia di perderli sull'ultimo, sul Galibier. Anche se vi è una discesa non di pochi chilometri, quindi adatta a lui.